difetto che si può verificare in una lavastoviglie è quello relativo al non funzionamento della pulsantiera da dove impostare per l'appunto i programmi e da dove accendere la lavastoviglie. Difatti può capitare che questa non risponda o non si accenda completamente oppure non risponda più ai comandi. Quindi nel momento in cui andiamo a premere il pulsante di accensione o i pulsanti di programmazione, questi non rispondono ai comandi che abbiamo per l'appunto dato. In questo caso, su questo modello di lavastoviglie, siamo in presenza di una Ariston, anzi di una Hotpoint, il modello LFT321, e per l'appunto si verifica un difetto nell'impostazione dei comandi. Come possiamo notare, difatti, da qua abbiamo già visto sostanzialmente che premendo questo pulsante, che è il pulsante di accensione, i comandi, ecco, stiamo vedendo come si è già accesa e si è spenta in automatico da sola. Questo avviene quindi, diciamo, sia sulla fase di accensione della lavastoviglie, ecco, che anche nella fase di programmazione, ovvero in alcuni casi nel momento in cui rimane accesa e andiamo ad impostare eventualmente i programmi, quindi andiamo a schiacciare il tasto di programmazione per andare a impostare il programma che desideriamo eseguire, questo non avviene, quindi non ci permette di farlo e quindi comunque non abbiamo la possibilità di eseguire e di completare per l'appunto un lavaggio. Ora vedremo per l'appunto come intervenire su questa scheda, sulla scheda elettronica, in quanto comunque in questa parte abbiamo una scheda display della lavastoviglie, quindi valutare se c'è un problema sulla scheda o eventualmente se ci sono dei problemi per quanto riguarda i collegamenti della scheda elettronica, quindi se ci sono delle problematiche, quindi per valutare quali sono le problematiche che generano questo tipo di difetto. Pertanto ora andremo a smontare la parte superiore, quindi questa parte qua da dietro, ok, andremo a smontare le viti che si trovano qua dietro per consentire di accedere alla parte interna, quindi al display e alla scheda elettronica della lavastoviglie e fare le eventuali valutazioni. E prima di procedere, innanzitutto quindi andiamo a staccare la corrente elettrica, quindi per lavorare in totale sicurezza, e successivamente quindi andremo a vedere cosa c'è all'interno. Ora che abbiamo smontato la scheda display, non ci resta che andare a smontarla per verificare se c'è all'interno qualcosa che ne impedisce il funzionamento. Iniziamo pertanto col togliere tutti questi pulsantini e in questo modo, quindi li estraiamo. Ok, fare nello specifico questi pulsanti nella parte retrostante. Possiamo notare che su di essi è presente, senti, soltanto una piccola sporgenza, che è questa qua, mentre su altri non è assolutamente presente, come in questo caso, o anche su quest'altro modellino, anche su quest'altro pulsante. Su questo, solo su questo è ancora presente questa piccola sporgenza, che ad ogni modo sia su questo che sull'altro pulsante sono
in buona sostanza sono già abbastanza deboli, no? Quindi sono prossime a potersi spezzare. Allora, queste piccole sporgenze, queste parti in plastica, sostanzialmente hanno la funzione, se noi andiamo a togliere questa parte qua e guardiamo un po' all'interno, di andarsi ad infilare in un canale che c'è qua sulla parte interna di questa parte in plastica, quindi per consentirne uno scorrimento, dritto e per bloccare fondamentalmente il pulsante alla parte in plastica. Nell'azione del pulsante dello scendere, l'azione che compie è quella di andare ad urtare la parte più bassa, quindi c'è una piccola sporgenza sull'interruttore che è presente sulla parte interna della scheda. Fuori la scheda elettronica, questa scheda display, per farvi vedere, insomma, dove sono posizionati questi pulsantini, eventualmente a pulire all'interno, perché ci potrebbero essere dei piccoli, insomma, sedimenti o qualcosa che non consentono a questi pulsanti di urtare precisamente con il pulsante che c'è all'interno della scheda e quindi non consentirle di funzionare correttamente come abbiamo visto precedentemente. Scheda. Quindi facciamo leva su questi blocchi in modo da sganciarla dall'alloggio. Ok. Ora sganciamolo dalla parte di dietro. Quindi facciamo una leggera pressione dietro in modo tale da sganciarla dagli innesti che c'erano nella parte retrostante. Ed estraiamo la scheda. Allora, questi piccoli pulsanti che vediamo qua, hanno la funzione chiaramente di impostare il programma o l'opzione sulla programmazione che intendiamo impostare. Questi pulsanti vengono attivati da questi pulsanti esterni che nell'azione di spingimento, in questo modo, fanno leva su questo pulsantino ed azionano la fase della programmazione. Ora potrebbe darsi che uno di questi pulsantini si fosse leggermente intasato, bloccato e quindi creasse quel tipo di errore, o che qualche piccola parte in plastica che abbiamo visto prima, quindi dei pulsanti, magari si era infilata da qualche parte qua e ne impediva per l'appunto la corretta funzionalità. Quindi in questo caso noi stiamo valutando effettivamente che i pulsanti sono, premendole sono funzionanti, ok, sono funzionanti e quindi andremo a riposizionare nuovamente i pulsanti esterni e andremo a togliere ulteriormente queste piccole sporgenze per evitare che durante il tempo, anche perché stanno praticamente per cadere, possano andare ad infilarsi all'interno e quindi creare eventualmente delle problematiche, delle ostruzioni al funzionamento stesso, quindi poi della pulsantiera. Quindi le leviamo e quindi andiamo a ripristinare la scheda. Perfetto, abbiamo rimontato nuovamente la scheda e non ci resta che andare a testarla sulla lavastoviglie. Ora che abbiamo rimontato la scheda
all'interno della lavastoviglie, non ci resta che attaccare la corrente elettrica ed effettuare una prova del funzionamento. Possiamo notare come, diversamente da prima, che la lavastoviglie si accendeva e si spegneva da sola e non permetteva nessuna fase di programmazione, ora è perfettamente riprogrammabile. Come possiamo notare, la lavastoviglie è partita e quindi è nuovamente funzionante.